No, guardi, amici belli, scusate un attimo, ma qua altro che short, qua ci vuole un video competente, cioè competente, completo, che competente, sono solo intuizioni, cominciamo subito! Allora, senza proprio perdere tempo, benvenuto Giuseppe Calvagno, tutti i nuovi iscritti, e lasciate un like per il gioco del calcio, il gioco del calcio. Con un Amrabat tattico immediatamente. Io ho visto solamente il primo tempo, poi continuiamo il secondo tempo. Il primo tempo di Manchester City Real Madrid è qualcosa che ha dello spettacolare e dobbiamo vedere come stanno questi giocatori in campo. Allora, Ederson, che praticamente è un libero aggiunto perché gioca bene coi piedi e serve. La formazione non è così. Allora, tre difensori. Che po' difensori. Chi sono due terzini di sfondamento. Qua, Allan qua. Grealish. Fammi vedere. Silva che sta facendo un partitone. De Bruyne. Allora, cerchiamo di capirci bene. Prima di tutto qua ci sta Walker che è un terzino che spinge, fa il braccetto qua, ma spinge anche quando hanno possesso di palla. Diaz, quasi lo possiamo considerare libero. Akanji, come si scrive Akanji? Akanji, che pure spinge da terzino, eccetera, eccetera. Qua noi ci mettiamo Stones, che è un difensore centrale, che accompagna Rodri, perché poi tu Rodri lo metti qua, ma ogni tanto ci va pure Gundogan. Questa è la cosa bellissima. Questa è la situazione. Gundogan e De Bruyne completamente liberi di occupare gli spazi. Gli spazi. Silva sta facendo una partita. Bernardo Silva. Grealish, che dovrebbe essere quello che pensa solo ai capelli. Ma. E poi Holland. Ho sentito troppi sfottò. Holland, Rudiger se l'è messo in tasca, eccetera, eccetera. Voi di Holland dovete guardare il timing sulla linea del fuorigioco. Poi può segnare, non può segnare. Courtois ha fatto due miracoli. Il primo forse gliel'ha tirato un po' addosso. Il secondo è un vero e proprio miracolo. E andiamo con calma a capire come si sviluppa l'azione del City, perché è così in fase di possesso. Stones sta qua, Rodri e Gundogan. C'è un continuo shiftamento di questo triangolo, e poi De Bruyne poi lo finisce qua, perché quando Silva si accentra creano la superiorità numerica da questa parte. È una roba spettacolare. Stones un po' più indietro, Gundogan accompagna proprio De Bruyne qua, e ci sono dei momenti in cui si crea questa specie di rombo difensivo. Akanji, Diaz un po' più indietro, Walker e Stones qua. Quando poi il Real Madrid prende la palla, Diaz si sposta un pochino e Stones viene a dare una mano. Ma quando prendono la palla, la riaggressione del Manchester City è talmente feroce e potente che non la toccano neanche un secondo. E stiamo parlando del Real Madrid, non stiamo parlando della Pergolettese. Mamma mia, impazzisco! Quindi la formazione è questa ed è uno spettacolo vedere come poi in avanti si alternano tutti e sono troppo belli. Silva on fire, Bernardo Silva non lo puoi fermare, è una roba incredibile, segna il primo gol, segna il secondo gol di testa dopo una deviazione. Poi c'è Militao che simula, io mi sono scritto perché? Perché non riuscivo a scegliere chi tifare, perché Manchester City vorrei vedere il percorso di Guardiola in Champions arrivare a compimento. Allan per me è un mostro e quindi vorrei vedere, capito, che si completa questo percorso. Contemporaneamente, penso anche che il Real, che è veramente di casa e là così, se dovesse poi andare con l'Inter, il Real potrebbe con una tranquillità poi distruggerlo l'Inter. Ma questo Manchester City in questo caso. Comunque è uno spettacolo da vedere. Nel momento in cui Militao si butta a terra facendo finta di essere stato attaccato fisicamente da Haaland, automaticamente forza Manchester City. E andiamo a vedere questo secondo tempo, perché io godo come non ho mai goduto in vita mia a vedere il calcio, perché ho sempre il dubbio. Ma vuoi vedere che il calcio non mi piace e mi piace solo il Napoli? Il Napoli perché è la mia squadra del cuore, e il Napoli perché gioca bene a pallone. Quando andiamo a mille all'ora siamo uno spettacolo da vedere, molto simile a questo. Mi piace il calcio? Non lo so se guardo la semifinale Inter Milan, dove veramente poca roba, ma passaggi sbagliati e cerchiamo di buttarci a terra perché cerchiamo di prendere un'ammonizione avversaria. Questo è il calcio.
questo è il calcio di dominio, questo è il calcio di attacco, questo è il calcio dove ti prendi delle responsabilità. E che bellezza. Vediamo cosa succede nel secondo tempo, perché il Real Madrid comunque ad un certo punto prende una traversa con cross, il pallone fermo, proprio una fotografia, il pallone con la traversa che sta ancora, e c'è preso un po' di spavento il City. Però mamma mia, che spettacolo. Andiamo. Beh, amici bellini, io che cosa vi devo dire dopo aver guardato il secondo tempo? Che sì, comincia il Real Madrid ad alzare un po' il baricentro. C'è quel calcio di punizione un po' maledetto, solo un po' la maledetta di Alaba. Cresce il Real, mi segno il 60% di possesso palla momentaneo nel secondo tempo, e il Manchester City ci dimostra anche come sanno aspettare. Cortissimi, Grealish che fa anche il terzino, che si mette là a recuperare tantissimi palloni. Il Real cresce ma non tira, perché sono poche le parate. Arriverà verso la fine una parata di Ederson. Poi mi devo scrivere Marciniak perfetto, arbitraggio perfetto, al limite della perfezione. Marciniak, lo stesso che abbiamo conosciuto, che non era così. Quando poi si scontrano due superpotenze, deve vincere il calcio. È così, senza DNA e niente. Entra Rudiger e uno si chiede ma che è? Evidentemente Modric non stava alla grande, e però ha senso, perché si risposta Camavinga da terzino, che poi ho letto fosse un'intuizione di Deschamps, che in un momento di... Aspetta, non ci posso credere. Il passaggio di Foden per Alvarez è qualche cosa. Insomma, stavamo dicendo 4-0. Stavamo dicendo, perché Modric non sta bene, si risposta Camavinga centrale, perché da terzino un po' inventato da Deschamps in nazionale, anche Ancelotti lo utilizza terzino per momenti di emergenza, forse un poco meglio da centrocampista centrale, che è il suo ruolo. Poi c'è l'occasione ancora un'altra per Haaland sul tacco di Gundogan, e Courtois fa un'altra grandissima parata e la manda sulla traversa. E io vorrei ricordare a tutti quelli che si stanno divertendo, ma Haaland non era in serata così. Non ha ancora fatto 23 anni. Haaland non ha ancora fatto 23 anni. Il gol di Akanji mi fa godere alla grande. Perché? Perché viene dopo un po' di calci di punizione anche sbagliati da De Bruyne, perché anche loro sono esseri umani, e non l'ha alzata, la alza bene De Bruyne. Colpo di testa sfiorato da Akanji e deviato da Militao. Deviato da Militao, simulatore seriale anche lui. Non si simula, si gioca a calcio, e passano in finale quelli che giocano a calcio. Nel finale, qua lo facciamo vedere, perché al posto di Gundogan entra Mahrez, che significa che si sposta qua, e che Silva... È finito, penso. Sì, ho fatto a tempo a vedere l'abbraccio di Guardiola a Davide Ancelotti. Insomma, ci rendiamo conto anche che in panchina questi hanno Foden. Hanno Foden, hanno Silva, hanno Mahrez, hanno Alvarez. Io veramente non so da dove cominciare. A fine video, che vuoi cominciare? Grandissima partita, grandissimo Manchester City. Adesso tutti quanti, l'Inter farà la partita difensiva, si metterà là. Il Manchester, anche il Real Madrid ha fatto la partita difensiva, però in questo stato di forma il Manchester City è ingiocabile. Poi il calcio è particolare, ce lo ricordiamo. Comunque l'Inter del triplete fece la partita difensiva con Eto'o terzino. Andiamocela a vedere da tifosi non interessati ma amanti del calcio, perché a quanto pare mi piace il calcio quando è giocato in una certa maniera. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Andate a giocare a pallone con gli amici, fate un po' di calcio, anche calcio a 5. Vi renderete conto che se non lo tiene o dribbling, e quindi è meglio giocare in difesa, aspettare, gestire il gioco, e poi quando ti arriva il pallone tira forte e segni. O segna un paio di gol, li ho fatti. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, Marau, che meraviglia, io me li faccio. Sono Saverio Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete la faccia di like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.